Ciao, avete avuto anche la capacità di far accendere l'Etna? Non è il massimo, ovviamente, però interessante e chi lo sa, magari aumenterà. Non si vede bene, ma è sempre meglio che niente. Eccolo là. Dai, mamma Etna. Dai, che forse andiamo sulla Rai. Beh. Molto sfocato. Beh, questo è il 26 ottobre. Facciamo sta situazione di questi film. Dove siamo? A letto. Mi alzo. Vediamo che succede. Giornata è buona e ci divertiremo molto. Io lamenti. Non ne voglio fare. Sonno. Assai. Italia dove? Eccolo la Sicilia. Non trovando io abbiamo visto lettere. Facile. Siamo qua, ad Aciliare. Appennisi, esattamente, qualche chilometro da Aciliare. L'avevo lasciata accesa ieri, ma qua c'è una bella cosa, una bella sbuffata di rina, direzione sud-ovest, sud senz'altro, magari Nicolosi, chi lo sa, spazzeranno un poco. Io me ne vado a Pisano, vado a mangiare una bella granita, sono con la bicicletta elettrica. Eccola mamma Etna. Boria! Bestiale! Boria, che botti! Che lo sapevi? Che c'è questa situazione particolare oggi. A Montagna Scassao. Michele.
visto montagna. Sì, l'ho vista. Anche se stamattina mio padre mi ha detto, su, alzate. Lettina, Lettina. Scassavo. Ma in 2 punti, comunque è meglio, molto meglio. Ogni tanto sfoga. Sì, perché sennò gonfia, gonfia, gonfia Specie qualche bello terremoto. e poi sto andando qua a Pesaro. Campagna. Devo dare fuoco a un arbusto, una specie di arbusto che è in Cavalli. mezzo I cavalli ce l'hai ancora? Cavalli l'ho torte, me ne sono torte. Anche se domani mi hanno invitato a Bosco Marino a cavalcare. Però mi serviva. Siccome non è mio. Una cosa che non è tua. Cavallo è come la moto. Una cosa che non è tua. Non ci puoi salire. Si fa male, succede qualche Ma poi non lo cosa. conosci. No, lei è tranquilla, una rabetta di 4 anni che la stanno provando per le prime volte. Tranquilla. Vieni, domani vado a Francavilla. Al mondiale, ci sono i provinciali. Ci sono i Di provinciali. motociclette. Ho messo Luigi. Ma giri con la moto? No, no, A vedere? no. No, Ci avvicino pure io. sono meglio a vedere. Dopo all'orologio se c'è fare. Per 10 e un quarto. Questa è Pisano, è la Transilvania di Sicilia, per me. Qua. Per gli alberi, questi marciapiedi larghi, la chiesa messa sulla strada. Chi c'è per mangiare? Ci sono te alla zucca. Dov'è? Ah, e poi? Codolette. Mulingiani? Mangiare. Cusedda? No, questa è qui. Zucca fritta, Qua è? torta di zucca. Ora andrò a mangiare. Ah! Guarda qui, freddo sono. Addio PDL Berlusconi e Zero Alfano. Come? Qua c'è scritto nel giornale addio PDL Berlusconi e Zero Alfano. Che ne pensi? Che Berlusconi non se ne andrà mai, non finirà mai, ci tormenterà per tutta la vita. Alfano E Alfano? è una povera cappa. Ha perso il suo momento? Completamente. Non era il tuo eroe? Finirà come Fini e come Resini. O peggio ancora. Ha la forza di distruggere tutti i suoi collaboratori, il signor Berlusconi. Il governo punta a vendere il 4% di Eni per oltre 2 miliardi. Letta, non avremo le pezze al puntini puntini. Non avremo. Ci credo poco. Mi pare che si avvicina proprio il momento delle pezze sul culo. Viaggio nell'inferno dei migranti sfruttati. Stanno succedendo cose incredibili. Bambine che si sono vendute. Ma no, Bambini venduti, gliel'ha ceduto, non è stato venduto. venduti, ceduti, sì, ceduti, cioccolati. E regalati, se non ce la fa a mantenerlo, meglio che lo regala. E che vuoi fare? Bello, mamma di Dio. Scorse di terremoto ed esplosioni, l'Etna dà segnali di una nuova eruzione. Speriamo che non ci sia sabbia. Lo senti come tremano i vetri? Solo questo. Speriamo che non ci sia caduta la sabbia.
Torna l'ora solare. Finalmente dormiremo un'ora in più. Per un giorno solo, ma no, per sempre. Per un giorno solo. Ogni giorno. Esami mai dati, revocata la laurea a un neomedico. È uno schifo. I test d'ammissione sono uno schifo. Ma questi non hanno revocato la laurea, è diverso il discorso. Allora, perché poi ci sono? I sono disaccomandati. Colmo senza teste. Entrano solo i raccomandati. Il film Il Gattopardo ritorna nelle sale. Un bel me che non l'ho mai visto. E io manco io, ce lo andiamo a vedere poi. Arriva Bond, il bracciale per toccarsi a distanza. Non ho idea. Non ho sentito parlare. Non ne hai sentito parlare? No. Sì. Cose erotiche. Va bene, va. Napolitano ai grillini. Pronto a incontrarvi nonostante le ingiurie. E un signore. Napolitano? Come sempre napolitano. Ma non è un poco al di fuori del suo ruolo istituzionale? Ah, è un signore come sempre. E Grillo è un gran cornuto come sempre. Chi è più cornuto, Grillo o Berlusconi? A pari merito. A pari merito non può essere mai per mai. Berlusconi. Sempre Berlusconi vince recentemente. In bicicletta contro il bus. 21enne viva per miracolo. E che c'è di commentare? Niente. Che c'è da commentare? Ah, vediamo su che c'è sulle cronache locali. Al volo e ce ne andiamo? Lo senti come... Madonna. Come tronia? Vediamo la pagina 10 reale. Giorno e notte. Moria. Nell'angolo di Paradiso lavori in leggero ritardo. La struttura che verrà adibita al centro per giovani pronta per l'anno prossimo. La villa la riaprono l'anno prossimo. Ci credo poco. No, invece ci credo perché l'anno prossimo ci sono le elezioni. E faranno la solita inaugurazione a ridosso delle elezioni, no? Come è stato per il Maugeri. Niente, diciamo che poi non c'è granché. Roberto Babbagallo si candida per le primarie. Roberto Babbagallo. Santarina muore a 20 anni per grave malattia cardiaca, poverino. Ma no, chi, chi? Un Salvatore Torisi di 20 anni. Va bene. Possiamo... Dai, fagli il messaggio a Moretti. Che qua ha fatto Palombella Rossa? Glielo dobbiamo andare a Salvatore, sto coso. Glielo dobbiamo andare a Salvatore. Porca troia. Non volete fare niente, non volete fare. Dai, glielo tu. Che hanno pavimentato qua, hanno messo il tendone, la piscina di Palombella Rossa. E la piscina di Palombella Rosa, quello, diglielo tu. Sì, è la piscina di Palombella Rosa. Solo che là non c'era il tendone. Marco, diglielo tu. Che io dico a chi? Che è la piscina di Palombella Rosa. A Salvatore, che ci stiamo mandando sto filmino. A chi stiamo andando? Oggi c'è l'Italiana in un giorno. Questa piscina è di Palombella Rosa. Solo che ora c'è il tendone. La mette è molto più bella. La mette è molto più bella. La faccio vedere un tuffo. Bravo. Facci vedere una parata. Facci vedere una parata. Una parata dedicata. Una parata dedicata a Nanni Moretti. Ok, vai. A dire la dentro la porta una volta. Giro, segna!
Buono! Ma fammi vedere un gol se ce la fate! No, me ne devo andare! Andare in porta! Porta chiusa! Piscina! Vabbè, la piscina è nostra! Ma io penso che l'amico Nanni qua ha conservato dei buoni ricordi, no? Tu che ne pensi? No comment. Ma come no comment? Vai, va! Non lo so, io non ero partecipe per la questione. Ma manco io ero partecipe, però il film ce lo siamo visti tutti. Oh! Facciamo video facciamo. Questa è la tribuna. Della piscina del film Palombella Rossa. E questo è il parco delle terme. C'è la balena. E fra poco ce ne andiamo a mare. La montagna ha smesso. La montagna è dietro questi alberi, dietro questi pini. Infatti, c'è una foto che mi avete mandato voi a me. Ma a me non mi puoi dire qualche cosa sull'ecomostro nel tempo che lo inquadro? Qualcosa da dire? E certo, parla. L'ecomostro è il simbolo della
della noncuranza ambientale, perché l'ecomostro purtroppo è stato al suo tempo autorizzato. Bravo! Al suo tempo l'ecomostro. Io stiamo aspettando che lo sdirupano. C'è stata una classe politica che ha dato la concessione edilizia a costruire l'ecomostro. Perché noi siamo perché noi siamo dei violentatori del territorio. C'è stata e invece ora ci facciamo il bagno, perché non ti tuffi? No? Solo Santa Maria la Scala. Basta. E basta? E con questo 26 ottobre non ci puoi mettere niente? Come? Con questo 26 ottobre? Allora, 26-10-2013. Allora, 26 è il doppio di 13, il 20 è il doppio del 10. Dai, alla grande. Ah, là, per questo l'hanno fatto oggi. Ma sei già riprendendo? Certo. Ah sì, quindi sei cazzato, sto sparando. Tutte le tue cazzate. Benissimo, ottimo. Vai Simone, facci vedere un tuffo. Che di spalle non c'è bisogno di nessuno, non ci sono problemi. Spalle faccio la mia porca figura. Dai! Acqua e gelata. Ma forza, quale gelata? Guarda Luca come nuota. Andiamo con tutti quelli che dicono. Ma va. Luca! Che giorno è oggi? Non è 26? Ah, 26 è Luca, aggiorna! Dai, fai una tumba. Facciamo un bagno alla faccia di Gabriele Salvatore. Saluta Gabriele Salvatore. Uno, due. Vai, ricordaglielo. Come cosa nostra? Mediterraneo. Tenda rubbia. No, no. Come a te no? Com'è andata questa prima guida? Male. Perché? Non è la prima. Non è la prima, stai sudando? C'è caldo. Gli autisti? Sono contenti? No, partiva un po' male certe volte. Ah, vero? Partivamo boom boom. Io mi portavo a nonna alla cameriera quando ho imparato a guidare. E io mio padre. E non è una bella compagnia. Va bene. Mi deve insegnare. Saluti. Ciao zio. Ciao zia Ami. Ciao. Tantissime nozioni sociali, dettagli, notizie, particolarità, piantine tridimensionali, curiosità.
più di 1000 foto, un libro che vuole raccontare la bellezza di Cigale, che noi abbiamo piena nei nostri occhi, ma che probabilmente dovremo svuotare dalla nostra mente per capire a fondo quello che è Cigale. Senti, lei sta dichiarando veramente un grande amore per la città, ma come ritiene che sia stata trattata la città in questi ultimi 10-15 anni? La città di Acireale ci parla, ma non ce ne accorgiamo, non lo sentiamo, le piazze, le strade, i detenuti, le statue, le chiese, tutto ci parla, ma noi siamo diventati sordi, non riusciamo più a sentire quello che la città ci vuole dire. Avremo bisogno di, come si dice, farci le orecchie e senta, capire. In platea ho visto che c'è un sacco di gente, fra cui anche degli amministratori. C'è un grande rinnovato amore per la città, ma forse perché siamo in un momento caldo? Non direi. Siamo un amore sincero, diciamo. Allora, l'amore per la città io credo che lo abbiamo tutti quanti, il problema è un altro. Il problema secondo me è un altro, è riuscire poi a fare le scelte giuste. E non è detto che chi è demandato a fare delle scelte le faccia giuste o le faccia sbagliate, e quando le fa sbagliate le fa volere. Lei parla di Cigale, ne parla con amore, con affetto, con passione. Però se ne parla con amore e passione non può dimenticare che la Cigale è un bell'altro per quanto riguarda la differenziata, le periferie. Ci sono grossi problemi da Cigale e la città non merita sicuramente trattamenti del genere. Sono sicuro che comunque saranno gli accesi che decideranno se ci avviciniamo all'elezione, alle prossime elezioni, che avranno in mano l'occasione per poter decidere a chi affidare il futuro della nostra città. Grazie ancora. Ok, grazie. Bello che ha fatto la ripresa a lui. Ci dobbiamo andare da Salvatore oppure no? Ci dobbiamo andare, te lo dici prima. Andiamolo da Salvatore. Oh! Quella la sì, l'ho sentita. E tu ci stavi andando. Certo, sto registrando la giornata. Allora, la giornata questa. Siamo in una convention dove tutti amano la città. Anche l'assessore, il preside, altri ancora sono al momento tutti uniti. Un sacco di amanti. Trasversale convulso e non chiarito di Acireale. Tutti amanti. No, hai rovinato tutto. Questo non è per Salvatore, stiamo, attenzione. La domanda al museo di Mercatino. Non è più. Poteva no. Tengo atrás. Il popolo italiano ha compreso che oggi c'è una possibilità di scegliere come negli altri paesi occidentali, un centro-destra, un centro-sinistra, un destra, una sinistra, chiamiamolo come vogliamo, e quindi sono convinto che la gente vuole progetti chiari, diversi se è del caso, e la possibilità di scegliere. Non sono affatto convinto che ci sia spazio per un neocentrismo, se questo lo vuole fare a sé. Quindi io resto nella logica del partito di centrodestra affinché ci sarà questa logica e ci sarà questa legge elettorale. Dobbiamo vedere che legge elettorale si riesce a fare con sono prevaricazione nel caso in cui le opposizioni dovessero andare separate, però comunque non c'è problema, l'importante è che si faccia fronte, c'è tempo per parlare, ma l'importante è che si faccia fronte comune contro quello che è l'avversario politico, che è il blocco che ha governato in questi 15 anni. Salvatore, ciao, mettimelo nel film perché sennò qua. E lo so, facciamo tutto. Grazie, all'anno dopo c'è una bontà dell'intelletto. No, perché l'antitesi dell'essere critico è l'essere severo. Quindi diciamo, se proprio dobbiamo scegliere in maniera manichea, scegliamo quella parte. È vero.
questo produce fermento, poi ognuno lo utilizza come lo vuole, capito? Ma io ti devo dire che se non l'avessi rotto, però no. Sì, sì. No, dico, se non avessi avuto fanziti negli ultimi due anni non ci sarebbe stato, non c'è dibattito. Questa sarà la prima grande lezione amministrativa che si giocherà anche sulla rete. È vero, la volta scorsa invece. No, la volta scorsa non c'è. La volta scorsa era di. Hanno aperto dei distance site fatte queste immagini, sì, candidate. Sì. Però questa sarà la pre-esporta. È la prima campagna elettorale utilizza, diciamo, questo nuovo media, nuovo tra virgolette. Aperto a tutti. E avrà, diciamo, uno share di consensi. Non è tutto. Ma un pezzo. No, tutto, non... no, però, cioè... però guarda che sta crescendo molto, ma anche nelle fasce. Antonio, noi abbiamo decidato 16.000 account. Cioè, certo. Ci sono le città, decidiamo 16.000 persone che non hanno account. Quindi certo. Praticamente già qua non moltissime abbiamo fatto il piano. Certo. Capito? È infatti. Che questo è il bacino, sono 16.000 account. No. Comunque, insomma. Ci sta riprendendo. Ah, sta riprendendo. Pensavo stesse scattando una foto. No, ci riprende. No. È abituarci. Bene. Comunque. E basta, niente, questa era una discussione così piacevole. No, veramente, no. Quindi non c'è mai una roba personale, c'è un fatto di cuore. Sì, ma guarda, te lo dico. Ma dimmi che mi dici sesso. Io ho capito. Ma mi devi capire al 99, voglio essere capito. Ma tu, se tu ci fai caso, ogni volta che io vengo attaccato o comunque c'è una polemica, io intervengo sempre senza nessuna prevaricazione. Ma non mi fanno il culo. Lo so. D'altra parte, io devo dire che anche quella fase, quando c'era il primo fanzine, io ho iniziato a scrivere i primi due articoli che ho scritto nella mia vita, io li mandai a Turi Consoli, che ancora non c'era Agis, c'era il Gazzettino di Gianni. Lui non li ha potuti pubblicare quella settimana sul Gazzettino e ha detto li pubblico su fanzine. Sì. E io che avevo 16 anni, neanche 15 anni, sono andato su fanzine. Ora ne ho 24. Vado su fanzine, sul primo fanzine, e io mi ricordo anche allora un dibattito, mi ricordo Nicola per esempio, ricordi la Cigale Nobile Decaduta, le casalinghe di Voghera, mi pare che quello l'abbia fatto. Fu un ricordare un pezzo sull'Eterno. Sull'Eterno, sì. Quando ho finito. Sì, sì. Sì, mi ricordo che c'erano Tony, però se non ci fosse questo, allora, come stai? Ciao. Anche perché la stampa locale ormai e comunque fa una funzione semplicemente di rendiconto. No, ma qua esci fra la pandemia internet, c'è tutto sta qui. Diciamo che... Non so come sono composti qua la mappatura. Diciamo facciamola, che... potremmo fare. Diciamo che... La mappatura, la guarda che fare. Bello, guarda che gran carello che sta arrivando. Benissimo. Ah dai, benissimo. Tutto lo siamo grandi, non è difficile. Manghi i giornali, no, per esempio. Ci riesce al volo. I giornali per esempio ormai non ha. No, la Sicilia, no, ma la Sicilia non. Io le ogni tanto. Aspetta. Vai. No! Mettiamola su, ma sono spettacolari. Già, sono stato richiamato per questo. Vero? Non si può fare? Ma chi te l'ha chiamato? Euro qua, dice. Ma chi te l'ha chiamato? No, il vigile notte. Se n'è andato, penso, no? Sì, ma credo che ci sia la telecamera che ci guarda. Vero? Spacchiamo la telecamera allora. No, non si può toccare più, no, non possiamo toccare più quello, non si può. Bello però, eh. Le cose giuste. Incontro Alfonso Sciacca, per me è un piacere in occasione della presentazione del libro Antonio Trovato su Acireale. A proposito di Acireale, quali sono gli scenari che lei, diciamo, immagina al momento?
Ma io non saprei, perché di tutta prima mi sembrerebbe di dare un giudizio negativo, in quanto non vedo quello che auspicavo all'inizio, cioè un coinvolgimento generale. Non vedo, cioè, quello che dovrebbe esserci in una città, cioè i singoli cittadini, quelli che sono rimasti per tanti anni all'oscuro, nel momento in cui si accorgono che la città va male dovrebbero uscire fuori dalle quinte e scommettere. Cioè, non vedo una vera pulsione civica, ho tradotto bene. Bravo, la parola è giusta, una vera pulsione sì. Certo, la parola pulsione poi implica problemi freudiani, lascerei perdere questa pulsione. Una non vedo spinta, un coinvolgimento. E questo mi induce a credere che i prossimi anni purtroppo saranno uguali, se non peggiori, di quelli del passato. Qui dobbiamo convincerci, la Cereale potrà uscire fuori da questa china solo quando i cittadini, piccoli, grandi, giovani o vecchi che siano, prenderanno consapevolezza dei loro doveri civici. Tutti abbiamo il diritto di lamentarci, tutti abbiamo il diritto di dire che le cose non vanno e così via, però tutti al momento opportuno abbiamo il dovere di metterci in di scommetterci. Sente, sono anni che io le voglio fare una domanda, finalmente ho trovato l'occasione, ci vuole pazienza nella vita. Io le voglio chiedere una cosa, secondo lei, secondo una visione anche un po' storica, no? Il ruolo degli intellettuali ad Acireale, qual è stato? Acireale è una città cattolica, fortemente cattolica. Non ha mai sentito cosa sia il protestantesimo, non ha mai saputo che cos'è Martin Lutero, è vissuto sempre all'ombra di un campanile. E allora l'intellettuale si sente inserito questa specie di ecclesia, cioè di questa, diciamo, questa pax culturale, possiamo dirla così. Io quando mi reco in città della Mitteleuropa, dove ci sono protestanti e cattolici, mi accorgo che il protestantesimo, non è che voglio esprimere un giudizio di qualità o di merito, il protestantesimo dà all'intellettuale, a colui che crede, la consapevolezza, le ragioni del proprio credere. Qui l'intellettuale crede senza sapere che cosa crede, sa leggere e scrivere senza sapere che cosa legge e scrive. E che prezzo abbiamo pagato davanti a questa analisi? Cioè, io intendo il ruolo intellettuale fondamentale in una società. Un prezzo molto grave, infatti. Perché in fondo siamo tutti intellettuali, ma in fondo non abbiamo il tarlo del pensiero. L'intellettuale deve avere il tarlo del pensiero, cioè ogni giorno deve sentirsi il cervello rosicchiato dal tarlo, che il ragionamento, la crisi costante, l'impegno di essere alternativo. Qui invece l'intellettuale si rifugia nel potere. Oh, ecco, questa era l'ultima domanda che volevo fare. Lei non ha visto che c'è sempre appunto questo, come dire, luogo dove poi l'intellettuale va a riposare, che è il potere? Io non voglio usare una parola, però la uso senza nessuna, senza volere riferire a questa parola, a questo aggettivo, un contesto, ma contesto. Qui l'intellettuale è accademico. E l'accademico non è mai organico. Io vorrei, senza essere gramsciano, senza essere marxista, ma io vorrei che l'intellettuale accese si sentisse organico, organico in una fede, in una politica. Se noi scindiamo i due fatti, il fatto politico e il fatto culturale, non vale né la politica senza cultura né la cultura senza politica. Ho citato Gramsci, ma vorrei citare Vittorini, il grande Vittorini, il nostro corregionale, il quale diceva che la politica da sola può far fare alla cultura, può far fare alla società dei salti relativi alla quantità. Cioè, noi ci possiamo ingrandire, certo. Cereale può diventare grande, mentre la qualità arriva da un'altra parte. Noi invece dobbiamo far fare alla nostra città dei salti di qualità. Di qualità. La politica da sola non è capace di far fare, assolutamente, se non c'è il sostegno della cultura. D'altronde la cultura, se non ha l'aggancio con la politica, diventa sterile, una vana, sterile esercitazione. Grazie Presidente Sciacca, è stato molto gentile. Lui non lo so, io non sto iniziando, vengo io da casa. Che siete così veloci.
lo so, io mi sentivo era più complicato. Comincio a fare la ripresa, che è bello. È complicato questo. Perché mette ansia scendere a Catania. Quelli al salmone si cerca. Parliamo degli arancini, veramente, parliamo. No, già. Ma andiamo degli arancini. Intervistare me che sono fuori dai progetti. No, no, ma no, parliamo degli arancini. Arancini, si è visto, arancini siciliani, al ragù, al salmone, gli spinaci, poi delle pizzettine classiche. Niente di straordinario. Un po' per dare un senso a questa presentazione del libro. Dai. No. Ma vai, domani ci sono i cavalieri teutonici, no? Ma perché no? Scusa. Poi questo devo prendere io poi il box. No, la fai. Ma ti ho detto una storia bella di questi cavalieri. Oh, dai che la sto Che la dobbiamo mandare là sopra. Ma a fare. Ma chi? E dopo faccelo fare domani sta cerimonia. Ma che cerimonia è? L'investitura, però non ne faccio niente, siamo stati solo invitati. E non te la chiamare così, la metterò cosa perché... No, non è per qua, è per un'altra situazione. Faccio 100 blocchi. Dice 100 blocchi. Che sta... una tagla sto cosa. E fammi guardare il libro allora. Ok. Anzi, aspetta. Un signore, che c'è stato molto vagliare, bello cosa. Chi la dipende queste cose? Maria Antonietta. Ciao. Okay. Maria Antonietta? Sì, che c'è una Maria Antonietta di. Maria Antonietta, che ti ho parato questa cassetta. A cereale di Antonio trovato, ottobre. Bello però, è una bella trovata. Signore. Che giurista. Ci sapeggia, ma metto la parte in segna libro. Però che non studiamo sto libro. Dai avanti, va. Ah, è una guida. E beh, è fatta tipo guida, è molto leggera. Vabbè, almeno c'è un taglio nuovo. È una cosa nuova, questa è principale, la questione è una distanza. Amore, è del cane. Amore. Peppe. Sì. Ma stai riprendendo già? Sì. Peppe, come fai? Ma tu, quello che fai sempre. Quello che faccio sempre, io sarei prendendo, quello che faccio sempre. Vado? Aspetta, non chissà, no, cancella. Aspetta, non mi è venuto buono. Ma mi dici tutto, mi dici. Vai. Ottimo. Cosa fai? Anche perché c'è poco. Non ti preoccupare. Non l'ho visto. Mi chiederò che ti vengo all'aria. Ma la Rai lo prendono. No, non lo so se lo prendono. Sai? È una cosa nazionale. Ma se non facciamo qualche cosa, vedi? Aspetta, caffè, raga. Io il caffè. Già stai registrando ancora? Cioè, facciamo registrare. Poi tu prendi il pezzo. No, vabbè, vediamo. No, lui non tagli niente. Come non tagli niente? No, non ti preoccupare, fai finta che non c'è niente. C'è anche l'audio, no? C'è. No, l'audio no. Però no, è mezza. Sì. Ma fai un caffè. Subito. Come l'acqua che dici? Io ti ringrazio. Tu non vuoi acqua? Sì. Oh, beh. O lo metti su Facebook? No, non lo metto su Facebook. Cioè, non lo so, in effetti. Beh, cosa potrebbe succedere in un bar? Perché io lo faccio. Caffè, no? Caffè. Mi questa era bella, non la faccio. E non lo so, boom. Prego, due caffè? Sì, accomodate, ora viene il mio collega, prendiamo l'applicazione.
Esatto. Un altro caffè. Un altro? Discorso di più. No vero, no vero, eh? Ah, quindi. Tipo come poco fa. Ma una foto no, una foto sempre, questa ve la posso fare sempre. Oppure adesso attendiamo la bottiglia di questa, no? Eh? No, via la girata. Non so. Buono, eh! Se tu richiedi ci viene a riprendere un momento di più confusione. Beh, c'avete la pazzia, quando c'è della pazzia lo so, lo so. Noi diamo il meglio. Voi la date il me, lo so che date il me per questo. Io lo so. Guarda, ci siamo per questo. Siamo per questo. Siamo preparati. Comunque, qui noi trasmettiamo passione. No, c'è il film di Dasi Salvatores. Allora, volete partecipare? Antonio. C'è Alessandro cosa aveva pensato di fare? Siccome oggi è stato a raccogliere le olive. Lo devi riprendere. Lo devi riprendere. La raccolta delle olive è importante. Sì. Sì, no, dai. Ci hai pensato? Ci ho pensato di ripartire con. Noi ci dobbiamo davvero un film. Voi dove state andando? Sopra c'è l'impresa meridionale. Oh, vi state andando bene che cozzalone voi, il vostro gamato. Che cosa? Ma allora non c'è cosa no? E che cozzalone? Che cozzalone anche lo inizia, sì. Ah. Bene. No, l'impresa meridionale l'abbiamo visto. E sotto che c'è? Sotto c'è Cosa Nostra Malavita. No, no, non l'ho visto. Cosa Nostra Malavita? Cosa Nostra Malavita? Oh, com'è? Malavita anche per me. Malavita. Malavita per tutti. Sì, la volete fatta una foto? Che torta hai fatto? Ci hai fatto una? Fatto una torta a 4 piani di torta. Allora Maurizio, la pubblicità è finita, sto facendo io sole a catenelle, il trailer. Non so c'è che fumo, uno dei due. Sole a catenelle, il trailer italiano. Cioè ce l'abbiamo sia flat che scope. Uno qualsiasi. Scope. Scope, ok. Qua sotto non c'è Malavita, io non l'ho fatta questa presentazione, ma guarda bene. Devi spegnere le luci. Bravo. Ma le pomme le pilotate pure da qua? Ma tu ce la stai facendo in scope, però il formato. Poi dobbiamo vedere com'è cosa, come si chiama. Ma sta macchina è una niche sì. C'è una macchina fotografica. Mendica, no. Buona. Sono le mirrorless. Ed è di quella che ti stampa poi il filmino a casa, che tu stampa tu? Quello puoi fare quello che vuoi, per quello che ti serve. Ma c'ha la memoria interna? Certo. Con... sì? Sta registrando. Ma c'è Michela lì che registra con... Ma chi è? Salvo. Salvo. Sì, salutamelo. Prenda tu. L'avete fatta sta foto? Sì, la mette su Facebook. Sì, così la mettiamo nella pagina Margherita, no? Qualcosa da dichiarare? Venite al cinema sempre, perché senza il cinema non si può vivere. Prendete noi che ci andiamo tutti i giorni. E tu? Anche perché al cinema c'è il popcorn, a quanto pare. Il primo che vedrà questo video verrà al cinema, io gli offro. Ora abbiamo, cioè, ma tu quel concorso l'hai fatto poi? E nessuno si è presentato. Ancora nessuno. Ma che concorso è? Chi si presenta al cinema Margherita con 25 persone, lui compreso, gli regaliamo un soggiorno all'Airone, compreso di Aria Fitness. Con 25 persone? Devono venire 25 persone, da ora fino al giorno 31.
fino al giorno 30 di settembre. Fino al giorno 30, però se viene ieri o se no, dentro lo richiede. Ma io 25 persone. Ma io sono compreso lui. Il primo che viene. Tu devi fare così, tu devi pensare che stiamo sta registrando. Tu devi dire a lei, tu ne porti 12. Ah. Io ne porto 12. No, già 11 e 12. Sono 23. 23. Poi 2. 15. Pazzesco. Ma stiamo parlando di un regalo vero, nello no? Stesso spettacolo, no, cioè, nello stesso spettacolo, non nell'arco di una serata. Beh, ci mancherebbe altro. E poi non dobbiamo scusare, chi me ne sa. Vabbè, oh, non è che uno si può fare tutto. Questo è quello che non mangiamo, scusate. Il 50%. Comunque, è venuto a vedere sul film, lo sta facendo io, cominciamo. Ma scusate. È una che sta iniziando. Ah, andiamo a vederci questo film. C'è la... No, solo no. E perciò la passo anche con lui. Tu hai tutto. E poi lo paghi a me. Non me ne portano 50. No, ho appunto 50. Andiamo a cercare il collega De Niro, va? Ho appunto 50. Grazie. Ciao. Amore, bello che ci siamo. Mamma, se mi piace 12 ore, questa com'è buco per quello di una bomba. Ma papà, io non c'è motivo di parlare. Mi aspettavo. No, papà, se lo lavaste qualche volta, come dice. Papà, Paletto è super. Sì, stiamo cercando il numero 10. Se ne sanno tutti. No, Stasfield te l'aveva detto, qui è andata. Non tiro. Sulla sinistra e poi. Eccola, lassù, ecco. Eccola. Sì. È questa. Niente elettricità. No, cioè, non devono aver staccato il contatore. No, non si può mettere questo. Allora, non si può mettere il collega a denire. No, ma che stai facendo?